Ci troviamo a Furci, nella nuova sede dell'Associazione Antiviolenza. Siamo con Cettina Latorre, avvocato, tu sei presidente di questa associazione e finalmente avete una sede degna di tale nome. Sì, finalmente abbiamo ritrovato la nostra sede perché noi siamo stati già a Roccalumera grazie all'iniziativa dell'avvocato Miasi, allora sindaco, che ci aveva dato una sede nei locali delle scuole di Roccalumera. E purtroppo questa sede non è stata più disponibile, quindi l'amministrazione di Roccalumera non ci ha più potuti accogliere. Abbiamo trovato, devo dire, disponibilità ampia da parte di tanti altri sindaci, di contro molti altri sindaci sono stati molto disponibili e noi abbiamo accettato l'invito del sindaco di Furci anche per una questione di continuità territoriale. Abbiamo attrezzato questa saletta, questi locali che ci sono stati forniti dall'amministrazione comunale e con la collaborazione di tutta l'amministrazione, e quindi abbiamo finalmente potuto avere nuovamente la nostra sede. Questa è la saletta dove noi accogliamo le nostre donne, dove potremo continuare a svolgere quella che è l'attività che ormai svolgiamo da 6 anni nel nostro territorio. Una sede che in pratica, come dicevi tu, è al centro della Riviera Ionica, quindi oltre ad avere la continuità si trova al centro della Riviera Ionica. È un centro antiviolenza che c'è sempre di bisogno, visto e considerato che le cose vanno sempre peggio. E beh, basta soltanto anche in questi ultimi giorni, basta aprire ascoltare un telegiornale o leggere un giornale che è veramente un vero e proprio bollettino di guerra. Purtroppo c'è bisogno della prevenzione, c'è bisogno dell'informazione e c'è bisogno dell'aiuto fattivo per queste donne, perché possano denunciare le violenze subite e perché non si arrivi poi a quello che è l'atto estremo. E anche noi sappiamo che anche la nostra provincia è stata ferita a morte, anche la nostra zona. Quindi non è un problema di altri, è un problema di tutti e tutti dobbiamo affrontarlo assieme. Una donna che si trova nelle condizioni, diciamo, di violenza, cosa deve fare? E intanto deve chiamare il 1522 e quindi rivolgersi al centro antiviolenza più vicino. Noi siamo nella zona ionica, il centro antiviolenza che curiamo tutti i casi di violenza sulle donne da Scaletta fino a Sant'Alessio, fino alle Toianni. E quindi intanto approcciarsi con un centro antiviolenza per sapere come muoversi, denunciare per uscire allo scoperto, e quindi perché gli strumenti di tutela ci sono, quindi sapere anche questo è importante. Sapere che gli strumenti di tutela ci sono e che insieme si può veramente uscire dal percorso della violenza. A volte non basta la denuncia. Ma a volte non basta la denuncia, però la denuncia è importante, perché diciamo che la denuncia è importante, perché se si denuncia e si viene coadiuvati dalle forze dell'ordine, dagli operatori presenti nel territorio, dai centri antiviolenza, si può riuscire ad avere tutela. Quando non si riesce e si arriva a quelli che sono i gesti più estremi è perché qualcosa non ha funzionato nel meccanismo della prevenzione e nel meccanismo della tutela. Ma denunciare è importante.